Ilario Circosta del Movimento Politico Dipende da Noi, che questa sera fa un'altra iniziativa congiunta insieme all'Officina delle Idee, con le quali, ci confermava anche Franco Cagliuso, si presenterà molto probabilmente una lista unica alle prossime elezioni comunali. Ma state ragionando anche con il vice sindaco attuale Domenico Campisi e gli altri esponenti della maggioranza che hanno espresso posizioni critiche verso l'amministrazione di cui fanno parte? Momentaneamente noi non abbiamo avuto alcun contatto, diciamo, con altri soggetti che operano sul panorama politico di Cavologna, se non con l'Officina delle Idee, con i quali abbiamo, diciamo, condiviso e stiamo condividendo un percorso che ci porterà verso le elezioni. E i due gruppi, sia il gruppo Dipende da Noi che il gruppo Officina delle Idee, ribadiamo, sono aperti al confronto con chiunque si voglia approcciare, diciamo, ad un modo di fare politica che tenda a discostarsi da quello che ha caratterizzato questi ultimi 5 anni, che a nostro avviso sono stati completamente fallimentari. Dunque, se il dottore Campisi e gli altri soggetti che si sono allontanati dalla maggioranza vogliono chiedere un confronto, ma al momento sembra che il confronto l'abbiano chiesto soltanto con il consigliere regionale, non hanno fatto altre aperture rispetto agli altri gruppi politici che operano sul territorio comunale, ma noi siamo presenti e siamo pronti ad ascoltare tutti quanti. Il vostro candidato a sindaco sarà Franco Cagliuso? Allora, noi stiamo discutendo, ancora non si è chiuso, diciamo, né sulle candidature né sul candidato a sindaco. È inutile nasconderlo, Franco Cagliuso è il leader dell'Officina delle Idee, ha già manifestato la sua volontà di una candidatura a sindaco, ma questo è un discorso che devono affrontare i due gruppi, e per quanto riguarda la candidatura a sindaco e per quanto riguarda le ulteriori candidature. Quali saranno i punti forti del vostro programma per la futura Cavologna? Allora, noi proviamo e tentiamo di rilanciare Cavologna sotto tutti i punti di vista. Il primo punto che noi tendiamo e tentiamo, appunto, diciamo, di realizzare è quello di una coesione sociale che purtroppo in questo paese ancora manca, e c'è una lacerazione. Certo, noi puntiamo soprattutto, diciamo, sul turismo, quindi il nostro lungomare, le infrastrutture che ci sono a Cavologna devono essere, diciamo, riviste, deve essere fatto, diciamo, un progetto a largo respiro, e penso e spero ci possa vedere protagonisti per i prossimi 5 anni. Grazie.